Un saluto agli amici di smartworld.it, siamo allo stand Nikon, dove abbiamo trovato la nuova e bellissima Nikon D850. Si tratta di una reflex full frame, quindi con il sensore grande sostanzialmente come una vecchia pellicola, formato 35 mm, 45,7 megapixel, sistema di autofocus a 153 punti, realizzato dalla ammiraglia D5. Passiamo subito a vedere un po' cosa offre in termini di corpo macchina, partendo dal lato destro, quindi qui abbiamo lo slot per card SD e XQD, mentre dietro abbiamo ovviamente un sacco di pulsanti, qui un pad direzionale, qui un joystick per il controllo del punto di messa a fuoco, display touchscreen leggermente articolabile e ovviamente il mirino ottico, che è veramente veramente luminoso e copre tutto il campo. Passiamo dall'altro lato, dove abbiamo tutte le porte del caso, quindi ovviamente ingresso per il microfono, uscita per le cuffie, tanto vi dico che ovviamente registra fino in 4K, non c'era bisogno che vi dicessi questo perché da un prodotto del genere non ci possiamo aspettare altrimenti. Porta USB per il trasferimento dati, porta HDMI per l'output ad un eventuale schermo. Ovviamente davanti abbiamo altri controlli, come quello che ci permette di commutare fra messa a fuoco manuale ed automatica, lo sgancio dell'obiettivo, in questo caso abbiamo montato un 300 mm f4 stabilizzato e una ghiera. Pulsante funzione e pulsante per l'anteprima della profondità di campo. Non c'è un flash integrato, difficilmente lo vediamo su questo tipo di prodotto, mentre invece abbiamo un sacco di controlli anche qui sopra. Qui appunto possiamo andare a modificare, vi faccio vedere la modalità di scatto, non c'è quindi la classica ghiera che vediamo magari nelle fotocamere di fascia inferiore. Mentre invece sotto c'è il classico aggancio per il cavalletto e l'alloggio per la batteria. Ovviamente c'è un grip opzionale che andrà ad interfacciarsi con la fotocamera per fornire più autonomia e funzioni wifi aggiuntive. E sostanzialmente adesso vi faccio un attimo vedere un po' l'interfaccia di questa Nikon, che bisogna dire, nonostante il target molto elevato, riesce a tenere una struttura del menu piuttosto semplice e facilmente navigabile. Vi faccio vedere anche un attimino, passando in modalità live view, la velocità di messa a fuoco. Ovviamente questa dipende un po' anche dal tipo di obiettivo, ma in questo caso si tratta comunque di un prodotto di fascia alta. Proviamo a cercare un soggetto in movimento, ecco, potete vedere anche il tracciamento funziona molto bene. Vi dicevo, la modalità video, dove ci hanno fatto vedere, è stato introdotto il peak focusing, dovrebbe essere attivo, vedete, per avere un controllo molto preciso del punto di messa a fuoco. Abbiamo scattato alcune foto che con questa fotocamera, che troverete nell'articolo di questa anteprima, sperando prima o poi di poterla provare un po' più a fondo questa Nikon D850. Dallo stand di Nikon ad IFA 2017 per il momento è tutto. Un saluto ai lettori di smartworld.it.